Bella gazzettari, ben ritrovati con un nuovo video qui dalla Gazzetta MMA. Allenamento finito, ero molto stanco, mi sono detto dai, non facciamo video. E poi mi è uscita fuori una notizia che sinceramente mi ha sorpreso molto e dunque ritengo giusto parlarne. Ovviamente parliamo di Conor McGregor, parliamo di The Ultimate Fighter, puntata che è uscita sabato scorso, se non mi sbaglio, e puntata, ragazzi, che ha avuto degli ascolti davvero miseri. Miseri, miserissimi, soprattutto se paragonati con la prima volta che aveva fatto The Ultimate Fighter. Quindi andiamo a parlare un po' di questo argomento, vi dico esattamente i numeri, ma soprattutto vi dico perché secondo me è andata così male, perché io non mi sarei mai aspettato una cosa del genere, sono rimasto molto stupito, ci ho pensato un po' sopra e mi sono venute in mente secondo me due possibilità per le quali questo episodio ha fatto degli ascolti così bassi. Prima però di incominciare a parlarne, prima di chiedere la vostra opinione, che ovviamente mi dovete lasciare qui sotto nella sezione commenti, vi ricordo come sempre, spolliciate. Per supportare il mio lavoro, iscrivetevi al canale, se ancora non siete iscritti, attivate la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi episodi. Già che ci siete, vi ricordo che questo weekend è uscito l'ultimo documentario firmato la Gazzetta MMA, documentario su The Italian Dream, Marvin Vettori, e vi invito ad andarlo a guardare nel caso ve lo fosse perso. Lo potete ritrovare all'interno della playlist nel canale, ve lo metto anche qui sotto in descrizione. Allora, ragazzi, abbiamo detto ascolti miseri, ascolti. Oggi le mosche hanno deciso di dare fastidio. Ascolti davvero miseri perché solo 300.000, più o meno 300.000 visualizzazioni di questa prima puntata contro le 600.000 della prima volta che aveva fatto The Ultimate Fighter. Quindi praticamente dimezzate. Io non vi dico che mi aspettavo un successone, però. Considerando che comunque è Conor McGregor, considerando che lo faceva con Michael Chandler, che secondo me è una spalla validissima per fare The Ultimate Fighter a Conor McGregor, ragazzi, gli ascolti sono stati miseri. E a me mi sono venute in mente due possibilità per le quali questi ascolti possono essere stati così miseri. La prima possibilità è che non c'è più l'effetto wow. Quindi non diciamo più, oh, Conor McGregor fa The Ultimate Fighter, lo devo vedere assolutamente. Perché comunque sia, lo abbiamo già visto, più o meno ci aspettiamo le stesse cose, quindi non c'è lo stesso clamore e si giustifica così. Oppure, opzione numero due, nonostante ci sia tantissimo hype intorno alla figura di Conor McGregor, intorno al nome dell'irlandese, e tantissimo hype ci sarà sempre, non c'è più quell'attaccamento, oserei dire a tratti anche morboso, di una parte della community per quanto riguarda Conor McGregor. Quindi sì, se parla Conor, uno se l'ascolta di qua e di là, ma non c'è più tutto quel supporto che ci poteva essere un tempo. E questo sotto un certo punto di vista è anche giustificabile, perché ragazzi, se ci pensiamo bene, la prima volta che ha fatto The Ultimate Fighter parlavamo di un Conor McGregor in nettissima ascesa, ragazzi, era proprio la parte migliore della carriera di Conor, o comunque una delle parti migliori, degli anni migliori della carriera di Conor, secondo me. Mentre adesso vediamo un Conor McGregor che ha combattuto poco negli ultimi 5-6 anni e ha quasi esclusivamente perso. Se leviamo la vittoria al ritorno con Donald Cerrone, tutte le altre sono state sconfitte, e sono state sconfitte anche brutte, soprattutto se comunque sia consideriamo che parliamo di Conor McGregor. Quindi le cose alle quali ci aveva abituati erano state cose incredibili, erano stati incontri davvero, davvero incredibili, anche quelli più brevi, anche l'incontro con José Aldo, ragazzi, se ci pensiamo, nonostante sia durato un cazzo, è stato un incontro assurdo, perché se l'era costruito benissimo, perché comunque sia al trash talking estremo, alla manipolazione mentale, al mental game che stava facendo col suo avversario, ha poi portato nell'ottagono i fatti. Mentre adesso, vi ripeto, è un Conor McGregor totalmente diverso, un Conor che parla tanto, ma è un Conor che fondamentalmente combatte e vince solo su Twitter, perché nell'ottagono ormai le cose non è che vadano così tanto bene. Quindi vi ripeto, secondo me queste due opzioni che possono giustificare degli ascolti dimezzati rispetto alla prima volta che aveva fatto The Ultimate Fighter. O non c'è più l'effetto wow, però comunque rimane, oltre all'hype, il supporto di tutta la community o comunque di una grandissima parte di tutti i suoi supporters. Oppure opzione numero B, non è tanto una questione di effetto wow, ma la gente non crede, non supporta, non è così
attaccata a Conor McGregor quanto poteva esserlo prima. Non lo so, fatemi sapere voi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate voi, ma vi ripeto, secondo me una notizia interessante, una notizia interessante e che, vi ripeto, non mi sarei aspettato. Quindi aspetto di sentire, di leggere la vostra qui sotto nei commenti e ragazzi, vi ricordo come sempre, spolliciate, iscrivetevi e andatevi a vedere il documentario di Marvin Vettori se volete sapere tutto della sua vita, soprattutto lato MMA. Ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao belli!